Ma uno che fa i presepi, fa una ricerca storica, iconografica, filologica, tutto sul mondo dell'epoca, quindi. Sì, mi documento molto, sì. Chi era l'imperatore L'Egitto. romano durante la nascita? L'imperatore non è. Ma però imperatore sì, per il termine che aveva, chi era? L'imperatore romano? Nel 1, 2, 3, 4 più o meno è nato Gesù Cristo. Giulio Cesare, ora mi fa fare le E figurette. introduciamo l'esperto di storia, introduciamo l'esperto di storia, pare ce ne sia bisogno, Michele Chirici. Io Tutto potrei studiato, eh. Tutto farmi la studiato. via sul mio peso, non ti dico nulla. Io stasera faccio sciopero, basta. Allora, Fai sciopero perché non Giulio della Cesare non solo era fame, imperatore, ma c'era anche alla nascita di Cristo? direi. No, faccio sciopero perché tutte le sere mi devo prendere le battute sui grassi. Quando io Ah, io sono pelati, me le prendo. sono un peso, vero signoria? Cioè, guarda, cioè, sono perfetto, Ma no? stasera non era sui grassi, stasera era su quello a cui piace il buon cibo. Ecco. Esatto, io parto da cosa si produceva a Pontedera negli anni a venire, sai che questo è il mio ruolo, e Infatti, quindi cosa ci racconti stasera? stasera vi racconto della pasta, che Pontedera è stata chiamata in tanti modi, ma mai città della pasta, e vedendola oggi Non tutti ci penserebbe. diresti che noi ricordiamoci sempre, noi l'abbiamo detto in questa sede milioni di volte, ma che la nostra storia comincia sempre a un anno di nascita, che è il 1471, nascita della nostra cara fiera che quest'anno ha 550 anni, lo sappiamo bene. E il mercato del 1546. Io le dico sempre queste date perché voglio che piano piano, insomma, restino. Perché in realtà Pontera è una storia ben più antica Esatto, di questa. però la nostra origine commerciale, il nostro. Essenza, quella che siamo E oggi, il insomma. DNA commerciale che abbiamo ancora oggi parte da lì. Cioè, quando smettiamo di essere un luogo militare, diventiamo un luogo di commerci. Nei secoli successivi, cosa si produceva a Pontedera? Si produceva la lana, il cotone e il lino. Per aspettare la primavera, diciamo così, attività proto-industriale, bisognava aspettare i primi del Settecento con una fabbrica di sapone che si trovava nella zona dove c'è ora Piazza Trento, Piazza delle Erbe, la Finanza, quella zona. Infatti i vecchi pontederesi quella zona la chiamano Saponiera, proprio era rimasto comunque il nome di questa attività. Sono anni in cui si produce di tutto a Pontedera, come sempre, però diciamo, le merci più importanti sono i cappelli e la canapa. Queste sono le attività. Bisogna ancora andare avanti per arrivare a un'altra fabbrica di cui abbiamo notizia, perché poi ce ne saranno state anche altre, ma di cui abbiamo notizia che è del 1777, una fabbrica di cristalli. E poi negli anni successivi arrivano le tintorie, arrivano i cordifici, i pastifici cominciano a sorgere nel 1810, i primi pastifici. E le famiglie che pontederese che svolgeranno questa attività sono tantissime. Le più famose sono i Paoletti, i Cioppi, i Fogli, ma c'erano anche i Vanni, i Pettinelli, i Silvi, i Melinossi, i Panattoni. Cioè, insomma, si faceva invidia a Napoli, eh? Esatto. Quindi era un fiorire di pastifici ovunque. Nel 1861, anno dell'unificazione, a Pontedera lavoravano 122 persone nei pastifici. Calcola che erano tutte aziende piccole, nel senso Micro, 10 addetti, 20 addetti, massimo era la Paoletti che arrivava a 27, 30 addetti, quindi insomma. Ecco, parliamo della più forte, parliamo di quella che i giornali riportavano sempre quando parlavano di Pontedera, parlavano delle paste del Paoletti. Te trovi articoli di giornali di tutta Italia, ma anche di tutta Europa, perché Paoletti esportava le sue paste, si mangiava la pasta pontederese nelle due Americhe, in Egitto, in Germania, in Spagna, in Francia. E come succedeva in quegli anni, partecipava alle esposizioni universali, alle mostre. E Se quindi dici Paoletti, dici casa, una roba del Esatto, genere, insomma, esatto. è vero? E vinceva premi ovunque, vinse premi a Vienna, a Parigi, a Dublino. E ancora oggi, nel pastificio Paoletti, che oggi è quello stabile che fa, quando finisce il corso inizia Piazza Martiri Libertà, che tutti chiamano Piazzone, ecco, quell'edificio di angolo, quello era il pastificio Paoletti. Sono
Se uno alza lo sguardo verso il terrazzo del lato del corso, vede ancora tutti i medaglioni. Purtroppo sono spariti le medaglie, ma sono rimasti vuoti, e c'è scritto tutti i premi che Paoletti ha preso. Dal lato di qua c'è un altro importante vestigio, che è la visita di niente poco di meno che Giuseppe Garibaldi, che si 4 luglio del 67 si affaccia al terrazzo dei Paoletti. Poi con Paoletti nasce un rapporto, c'è una piccola corrispondenza tra Garibaldi e Paoletti, ma insomma Paoletti è stato veramente per tantissimi anni una persona conosciuta fuori dai confini italiani, e era pontederese e faceva. Tutta questa epoca dei pastifici comincia a entrare in crisi nei primi del Novecento, quando da una parte le nuove istanze sociali cominciano a farsi presenti, la Lega dei Pastai era una delle più temute e potenti, d'altra parte la grande concorrenza di altre zone d'Italia che erano la Lega dei Pastai erano i produttori della pasta, i lavoratori del settore pastaio, che avevano delle condizioni di lavoro pessime come tutti, e cercavano di ottenere stipendi e condizioni di vita migliori. Quindi tutto questo sistema entra in crisi con la prima guerra mondiale, e piano piano chiudono tutti. Resiste solo uno, che è Giovanni Cioppi, che ha il pastificio fino alla guerra, fino agli anni 40. E se uno vuol vedere il pastificio Cioppi, esiste sempre, è la sede del vecchio teatro in via Dante, quindi via Manzoni, via Dante. Quello era il pastificio Cioppi, che lui aveva rilevato da un'altra famiglia importante, che erano i Fogli, che addirittura avevano il pastificio a Pontedera e un mulino a calci. Quindi ciclo completo. E questa epopea della pasta pontederese, famosa ovunque, finisce. E se ne è perso tutto sommato la memoria, per certi versi, perché era così la memoria, fondante, se ne è persa la memoria, anche se poi dopo la famiglia Capone riprende la tradizione, e poi Martelli. Capone, Martelli, esatto. E quindi questa comunque, però a Pontedera si è persa. Grazie Michele, grazie. Poi ci dirai chi era imperatore durante la nascita di Cristo nella prossima puntata. Cosa si vede sulla parte?